Sono oltre 100 le persone tornate dal nord Italia a Castrovillari. Lo rende noto il sindaco della città del Pollino che, insieme all'essenziale supporto delle forze dell'ordine, si sta occupando in queste ore di notificare le ordinanze ad personam per coloro che devono sottoporsi a quarantena cautelativa da coronavirus dopo essersi autodenunciati. È possibile individuare quanti sono tornati con mezzi come pullman e treni, più difficile ma non impossibile per chi è sceso in auto o in aereo. Siamo solo all'inizio, ha detto il sindaco Lupolito. La misura straordinaria di estendere la zona rossa è solo il primo passo. Ci saranno ordinanze più restrittive. Adesso ognuno deve fare la sua parte. Abbiamo un elenco di persone, l'avevamo già fatto precedentemente al decreto, e quindi li stiamo ricontattando tutti perché devono attivare la procedura. La procedura prevede o la compilazione del modulo da inviare direttamente al Dipartimento della Salute di Catanzaro, oppure praticamente il Dipartimento della Salute di questo territorio, che nel caso nostro è rappresentato dalla dottoressa Marranchella, da contattare anche tramite il medico di famiglia. Dopodiché a noi mandano l'elenco e io sto facendo le ordinanze di quarantena. Ovviamente le ordinanze di quarantena le sto facendo per le persone che vengono da fuori, per tutti i conviventi nell'abitazione, altrimenti non avrebbe senso bloccare solo ed esclusivamente la persona e tutti gli altri conviventi che stanno con lui possono uscire liberamente. Quindi questo deve essere chiaro. Noi stiamo facendo tanti e soprattutto stiamo individuando tanti che sono venuti senza ovviamente comunicare. Io l'ho detto più volte, non segnalare è una responsabilità penale, e non sia mai dovesse succedere qualcosa che contagiano qualche cittadino, è un reato ancora più grave di quello previsto dal 650 del codice penale. E per questo è necessario quella rete che dicevo, anche di segnalazione. Questo momento particolare non dobbiamo spaventarci di segnalare situazioni di cui siamo a conoscenza, e devo dire tanti cittadini stanno collaborando. Questo per quanto riguarda le responsabilità. Poi c'è una responsabilità morale, ritengo, che deve accompagnare in questo periodo speciale tutti noi, ed è quello di capire che nessuno può dirci se, essendo stati in zone contagiate, siamo o non siamo stati a noi volta contagiati, perché molti potremmo essere asintomatici. E siccome la situazione è questo, l'unico rimedio è stare a casa.